Buonasera, benvenuti e buon mercoledì 3 marzo a tutti. In questa diretta non sarò da solo, ma sarò appunto accompagnato dall'amico Aldo Ciprandi che presenterò tra 5 secondi e insieme, soprattutto accompagnati da lui, parleremo di autostima, fiori australiani e poi Aldo ci proporrà un piccolo momento di visualizzazione guidata. Ciao Aldo, benvenuto. Ciao, bentrovato. Saluto tutti quelli che già ho conosciuto nelle precedenti dirette e chi invece non ho ancora conosciuto, benvenuto. Allora, intanto, tanto che si collega qualcun altro e noi facciamo tutti i test del caso, ricordiamo che qualunque domanda poi dovesse venire fuori, qualunque spunto di riflessione, sarà il benvenuto, anzi a noi fa solamente che piacere il condividere, le vostre sensazioni, le vostre impressioni e eventualmente, cercare di rispondere un po' ai vostri dubbi o appunto magari semplicemente dire la nostra, su le tematiche che vorrete sollevare. Vado con un pochino di saluti. Ciao Sara, ciao e ciao Antonella. Ecco, come al solito, anche se volete poi essere salutati, scrivetelo in chat perché io non so altrimenti chi è collegato. E ciao anche Alessia, ben trovata anche a te. Allora, Aldo, il tema di oggi, anzi, so che anche hai visto le dirette scorse, è appunto quello dell'autostima, cercando di capire. Perché, anzi, abbiamo innanzitutto cercato di capire a che cosa serva questa autostima di cui tutti parlano, del perché sia importante avere un'alta autostima, quindi un'alta considerazione di sé, e poi gli effetti negativi che una carenza, una bassa autostima, una bassa considerazione del sé, cioè dell'io, produce poi nella quotidianità, quindi che non è solamente una speculazione filosofica o uno snocciolare. Filosofia spiccia, ma anche un'implicazione e delle implicazioni anche assolutamente pratiche. Adesso quello che magari potrebbe essere interessante, anzi, che sicuramente sarà interessante, è sapere il tuo punto di vista sull'autostima, quindi sostanzialmente che cosa è per te l'autostima? Ma intanto direi che noi due abbiamo una buona autostima a metterci in controprogrammazione con il Festival di Sanremo, quindi abbiamo Giusto. una buona E anche con la Serie A, autostima peraltro. anche con la giornata di calcio. Autostima letteralmente è una valutazione che noi diamo di noi stessi, quindi è una sorta proprio di immagine del nostro io, che si forma nel tempo come fosse una fotografia che via via che passa la nostra vita diventa sempre più delineata e precisa e scaturisce dalla somma delle nostre esperienze, o meglio, dal nostro modo di interpretare le nostre esperienze, cioè quello che ci accade, quello che viviamo. Diamo un valore al nostro modo di confrontarci con le varie cose che ci accadono e questo va a formare i tratti di quella immagine dell'io che per noi è assolutamente vera e corrisponde a ciò che noi crediamo di essere. E quindi faremo anche di tutto per sostenere quell'immagine che ci stiamo creando nel bene e nel male. Ogni etichetta che noi tendiamo ad attribuirci, poi facciamo proprio in modo di realizzarla, cioè renderla reale. Quindi questo da un punto di vista è un enorme vantaggio se noi in quella immagine mettiamo quelle che sono le nostre qualità, le nostre attitudini e il nostro talento. Se invece arricchiamo quell'immagine delle nostre mancanze, di quello in cui non ci crediamo capaci oppure non ci crediamo meritevoli, allora diventa problematico perché tenderemo a comportarci in modo da rendere reali quella immagine di noi stessi. In pratica è una sorta di costituzione. Noi scriviamo come uno Stato Aspetta, scrive. scusate, nel senso Sì. che secondo me hai toccato un punto che conviene, che almeno credo sia carino sottolineare, cioè proprio quello del non considerarsi capaci o non considerarsi meritevoli, che è secondo me una distinzione fondamentale, poi dimmi se è questa la tua visione, nel senso che il non considerarsi capace afferisce alla sfera razionale, mentre poi il non considerarsi
meritevoli afferisce alla sfera emozionale e devono sussistere e convivere entrambe, no? Per poter sentirsi in grado di, per potersi essere per poter mettere in piano, in atto tutto quel piano che ci prefiggiamo. Allora, sono d'accordo con te sul fatto che debbono coesistere per realizzare il meglio di noi stessi, cioè rendere reale la nostra immagine, il nostro sé profondo e reale. Io li metterei comunque entrambi nella sfera emozionale, perché anche appunto la capacità o meno è una nostra percezione, non è razionale che noi siamo capaci o meno, ma è il percepito che definisce che ci riteniamo incapaci o ci hanno fatto Credere. sentire incapaci Certo. su un determinato aspetto e quindi noi tendiamo a rendere concreta quella effettiva percezione o A identificarci presunzione. con l'immagine che abbiamo, Esatto, o che ci identificarci hanno con messo in l'immagine. testa, però poco cambia poi nei fatti finali. Sì, e io tendo sempre poi comunque a responsabilizzare il soggetto perché è una qualità quella comunque di non dire mi hanno Influenzato. fregato, penso Certo. che mi hanno influenzato in questa direzione e io sono vittima di questo. Ci sono persone che sono capaci di non farsi influenzare da questo e mantenere comunque la loro autostima elevata perché hanno un'altra percezione e quindi dicono: no, io non sono come tu mi stai dicendo, ma sono capace e lo dimostro. Sì. No, credo che la difficoltà stia proprio che fin da piccoli, nel senso che fin da bambini tutto rema esattamente nella direzione opposta, no? Quindi nel deresponsabilizzarci da qualunque cosa, e questo fa abbassare la nostra autostima, no? Sì, è chiaro che a formare quella fotografia e quella immagine dell'io contribuiscono anche tutto quello che ci viene presentato e tutto quello che subiamo come giudizio o come valutazione che danno del nostro operato. La cosa, diciamo, che ci penalizza nella nostra cultura è che l'immagine dell'io è nutrita maggiormente dagli insuccessi e dagli errori piuttosto che dai successi e dalle abilità. Scusami, Perché? sempre. Ah, no, scusami, finisci. No, magari stavi aggiungendo. No, sempre perché la nostra cultura è molto meccanica, secondo me, cioè agisce come noi dobbiamo agire sulle cose meccaniche, cioè se c'è un errore, un qualcosa che non funziona nella mia automobile, io vado ad agire su quella cosa lì e devo quindi cercare quello che non funziona. Mentre negli organismi naturali, e noi siamo degli organismi naturali, la qualità è andare a cercare qual è il talento e farlo eccellere, non necessariamente dover essere per forza di tutto un po', ma andare proprio a sviluppare quella particolare qualità che ognuno di noi ha, perché siamo tutti fatti in modo differente, quindi ognuno di noi ha un talento proprio na che nasce dalla sua diversità, E il dall'essere unico. multitasking come lo collochi in tutto questo? Non mi piace, nel Certo, senso che non funziona siamo in natura. d'accordo. Se noi, io faccio sempre l'esempio che un'aquila non si iscriverebbe mai a un corso di nuoto, pur essendo scarsa nel nuoto e sapendo volare benissimo, passa la sua vita a perfezionare e migliorare quella che è già una sua eccellente qualità. Rimanendo invece nel campo umano, spesso gli atleti agonisti di altissimo livello dimostrano questo. Per esempio, io faccio sempre l'esempio di Messi, Leo Messi, non so se lo Sì, conosciamo, giocatore attaccante del Barcellona, diciamo. famosissimo. Diciamo che è bravo, eccelle in quasi tutto, però magari la sua punta di diamante sono il calciare le punizioni, il suo tallone d'Achille è colpire di testa, anche perché è più basso di me, non passa la giornata a cercare di colmare quella che noi considereremmo una lacuna, non è bravo nel colpo di testa, ma dedica ancora più tempo a rendere ancora più eccellente quella che è già una sua qualità.
E questo non a caso gli sportivi di alto livello sono persone con un'autostima elevata. È questo che li porta ad essere dei campioni. Sì, C'è sono d'accordo. una vignetta che ho visto tempo fa, purtroppo non sono riuscito a trovarla per presentarla, però la descrivo perché secondo me è molto significativa di come l'autostima sia poi una cosa quasi totalmente di percezione e non di realtà. È la visione di un calcio di rigore dal punto di vista, dalla visuale del giocatore che lo sta per tirare e dalla visuale del portiere. E quindi il giocatore che lo sta per tirare vede una porta piccolissima e un portiere enorme, se la sua autostima è bassa, mentre il portiere vede la sua porta enorme e lui si sente piccolino. In realtà queste proporzioni non sono così realmente, però la nostra percezione ci porta a modificare molto la realtà per confermarci la nostra credenza su quello che siamo. Io penso, per parlare di un personaggio molto d'attualità, visto che anche al Festival di Sanremo, come Ibrahimovic, lui secondo me non vede una porta piccolissima e un portiere enorme, perché, come dimostra, ha una valutazione di sé che è assolutamente spropositata. E non penso che sua mamma gli abbia mai detto sei un incapace da piccolo, perché queste cose poi sono quelle che fanno che tratteggiano quell'immagine che noi costruiamo di noi stessi. Ma io sono d'accordissimo con te. Scusami, su Ibrahimovic la cosa secondo me carina su cui varrebbe la pena riflettere, ecco, è che probabilmente è assolutamente come dici tu sul fatto per esempio, del rigore, no? La cosa interessante è che lui ultimamente, adesso senza poi fare una disquisizione calcistica, ne ha sbagliati tantissimi di rigori, no? Ma ciò nonostante lui continua a presentarsi lì, a tirarlo, a sbagliarlo e continua come se niente fosse, no? Nel senso che Sì. sullo spropositato poi, ecco, il rischio è di non rendersi conto magari neanche dei propri limiti, no? Però non è questo il tema. Però sicuramente ha conferma del fatto che la sua autostima sia comunque altissima e lo porta a comunque fare, no? Non farsi condizionare da quello che succede fuori da lui, diciamo. Sì, e poi comunque la sua immagine dell'io così elevata troverà una giustificazione al suo errore che lo fa comunque uscire pulito. Perché? Dai Perché suoi occhi, proprio certo. tutto è a un livello di eccellenza, pure Certo. il modo in cui lui si vede. Sì. No, no, ma sulle eccellenze è assolutamente così, nel senso che non c'è spazio per vedersi non vincente, non eccellente, se no non arrivi lì. Invece noi comuni mortali passiamo gran parte della nostra vita proprio a contatto con quello che non sappiamo fare o con quello che non ci viene bene e che fatalmente non ci piace, perché se non siamo portati per quello è anche difficile che ci piaccia. Ma già a scuola andiamo a ripetizioni delle materie nelle quali siamo più carenti, quindi nella nostra giornata siamo molto soggetti a vivere il nostro insuccesso e la nostra difficoltà. E questo forma quella immagine con la quale poi dobbiamo fare i conti e che condiziona pesantemente le nostre azioni, i nostri sentimenti, i nostri comportamenti, le nostre relazioni. Tutto questo è determinato dall'immagine e ogni cambiamento che noi vogliamo intraprendere non può prescindere dall'andare a ridisegnare parte o totalmente quell'immagine, cioè a riscrivere la costituzione che abbiamo scritto di noi stessi. Sottolinea magari un pochino questo fatto della costituzione, nel senso proprio come un regolamento, no? Come fosse una descrizione. Una descrizione di sé, Esatto. cioè io la paragono proprio a uno stato che si dà una costituzione e quindi dice io sono questo, afferma sono questo e poi farà di tutto per mettere in pratica quello che ha affermato. E non a caso, anche per uno stato, noi lo vediamo perché io da quando sono nato mi sento parlare di riforma della Costituzione, agire in un cambiamento così profondo non è una cosa semplice. E quindi per noi mettere mano a quella immagine che ci ha accompagnato dalla più tenera infanzia, perché gran parte di quella immagine viene delineata quasi nella nostra ancora incoscienza, nei primi 2 o 3 anni,
diventa difficile andare a cancellare parti di quell'immagine e riscriverla, anche se siamo consapevoli che quell'immagine ci danneggia, ma ci siamo in un certo senso abituati a gestirla. Quindi preferiamo a volte uno squilibrio gestibile che un salto nell'ignoto, perché il cambiamento comunque ha una fase di volo in cui nessuno dei due piedi è per terra. Però bisogna sapere che è necessario per ogni cambiamento intervenire su quella nostra valutazione di noi stessi. Beh, più che valutazione, scusami, considerazione, proprio nel senso di visione di noi stessi, forse, Sì, però è proprio un valore che noi no? attribuiamo, Certo. Sì, un sono valore, capace, un ok. sintetizzandolo in una frase, è proprio il mi ci vedo a fare quella cosa, il non mi ci vedo. Ed è per questo che la visualizzazione è eccezionale in questo senso, nel senso che letteralmente va a fare in modo che noi ci vediamo. E quindi ci consideriamo credibili e costruiamo una scena in cui è verosimile che noi abbiamo successo in quella determinata situazione che invece normalmente ci vede sconfitti, perdenti e non capaci. Eh certo, Non... soprattutto. Scusami, prima di arrivare alla visualizzazione, vogliamo anzi dire qualcosina dei fiori anche, visto che poi era un po' il tuo, il Sì, fil sì, sì, rouge che sì. Certo, lega le nostre dirette insieme. i fiori sono uno strumento che aiuta proprio a entrare in contatto con il sé superiore e quindi a riconoscere quello che è realmente il nostro talento, quello che molto spesso non percepiamo, ma che invece inconsciamente c'è una parte di noi che lo sa. E il fiore, diciamo che aiuta proprio questo processo, ti mette a contatto o avvicina la tua capacità di comprendere sostanzialmente chi sei e quindi riuscire poi a muoverti per realizzare quella immagine di te che differisce, più l'autostima è bassa e più differisce da quella reale. Come ho già detto le altre volte, poi i fiori, ognuno ha una particolare indicazione e quelli legati all'autostima, non a caso, sono anche connessi con il terzo chakra, come ho sentito che tu Sì, hai detto certo. in una diretta precedente. E Sì, vogliamo già se vedere. vuoi li facciamo vedere, certo. Allora, Se vuoi se hai descriverli. l'immagine di Five Corners, partiremo da lui, che è Vediamo il se la più. regia ci supporta, come al solito. No. Arriviamo. Ecco qua, perfetto. Ce Ecco, l'abbiamo Five fatta. Corners è proprio il fiore principale legato all'autostima ed è proprio l'accettazione di sé. Agisce, aiuta quando ci sono dei chiari meccanismi di autosabotaggio. Prima dicevo che quando noi tendiamo comunque a replicare anche un'etichetta negativa che ci diamo e lo facciamo inconsciamente tantissime volte, sembra strano andare proprio contro se stessi. Faccio un esempio su di me, io ho un brutto rapporto con la tecnologia e me lo ripeto e quindi fortifico questa immagine di me, pur conoscendo la teoria, come sto dimostrando, però non riesco a fare a meno di dire non sono capace quando sono di fronte a qualcosa di col computer, di tecnologico. Di questo, E scusami, avevamo parlato anche nelle altre dirette, proprio che il parlare male di sé aiuta a creare quell'immagine nella mente di sé che certo. poi si traduce in una realtà di E si sé. traduce effettivamente, io lo constato ogni giorno perché soprattutto quando mi dicono ma no, fai così, non puoi sbagliare, io Questo è è matematico che certo. sbaglio e in quel momento sono quasi, c'è una parte di me che è contenta perché te l'avevo detto che invece avrei Certo. sbagliato. E quindi Certo. capisco perfettamente come funziona quel meccanismo di autosabotaggio. Poi abbiamo Kangaroo Paw. Ce La l'abbiamo. zampa del canguro. Ecco, questo invece agisce quando c'è un senso di inadeguatezza e impaccio, soprattutto in luoghi in cui magari si incontrano più persone. Cioè, inadeguatezza, senso impaccio, goffaggine o sentirsi non a posto, fuori luogo.
Questo è l'aiuto che può dare Kangaroo Paw. Poi abbiamo Red Grevillea. Ce l'abbiamo. Ottimo. E questo è tipico del quando ci facciamo condizionare dal giudizio degli altri. Quindi quando mi dicono sei incapace e io ci credo a tal punto che poi dopo non posso fare a meno di dimostrarmi effettivamente incapace nelle azioni. Ma questo è un meccanismo interessante, quello proprio che dici di cercare di andare più vicino possibile a quell'immagine, proprio anche per non auto screditarsi o per non fare la fatica di cambiare l'immagine, no? Che si Sì, ha. perché quella noi la accettiamo come una realtà e Esatto. quindi il non combaciare, il non corrispondere, viene vissuto inconsciamente come un errore. E Certo. quindi no, io devo essere così Sì, come perché un così errore, sono. ma forse addirittura non si arriva neanche lì, nel senso che forse è proprio una roba inconscia, no? Nel senso di Sì, si deve fare così, inconsciamente. punto, senza farsi domande, no? Oppure io sono Sì. quella roba lì, quindi devo fare quest'altra cosa qua, no? Come fosse una conseguenza logica, assolutamente illogica nei fatti, ma poi Sono quasi come lo d'accordo, fosse, no? sono d'accordo. Grazie. Ti invito solo Poi per abbiamo questo. Scherzo, scherzo. poi abbiamo ancora Dog Rose. Aspetta che a dire cavolate, poi la regia si distrae. Ecco qua, vai. Dog Rose è sempre autostima, ma più legato a una timidezza e a un'insicurezza, dovuto a mancanza di fiducia in se stessi. Quindi comunque si parte da una mancanza di fiducia in se stessi e quindi poi ci si trova in difficoltà e insicuri nell'esprimere se stessi. Ultimo, quindi tutti questi più o meno erano legati a una capacità di espressione, mentre l'ultimo, Stuart Desert Rose, è Ce l'abbiamo. legato a un senso di colpa, più quindi legato a una condizione di non meritarsi di ottenere qualcosa perché devo scontare una presunta o reale azione che ho commesso in passato e che io vivo con un senso di colpa. Non so se l'ho Sì, detto no, chiaramente. l'hai detto benissimo, ma o semplicemente anche lo stare bene, no? O l'essere felici, che sembra quasi un difetto, non è Sì, questo. non mi merito questo oppure. Si soffre il fatto perché non viene, come dicevi tu, quando ti dicono bella la vita, Esatto. uno dovrebbe dire sì, ed è merito mio che me la vivo così, Certo. invece si sente in colpa perché, oddio, allora forse non è giusto. Eh sì. No, o semplicemente magari l'altro ci rimane male e quindi è colpa mia perché l'altro ci rimane male perché io sto bene e lui no, per Sì, c'è anche il esempio. doppio Eh salto certo, mortale. eh beh, penso che ce ne siano anche più di due, può essere ben oltre il doppio si può andare o si va in molte menti. E quindi questo è il tipo di aiuto che possono dare i fiori, quindi è un facilitare un percorso che comunque una persona ha deciso di intraprendere. Quindi alla base di un cambiamento c'è sempre comunque una volontà di farlo, e se no nessuno strumento o nessun'altra persona ti può aiutare a farlo. Sono d'accordissimo, certo. Sì, quello Mentre sicuramente sì. La visualizzazione guidata agisce direttamente sull'immagine, Allora, cioè scusa andiamo. un secondo, ti Sì, interrompo prego. così poi che intanto leggo un paio di commentini e lasciamo spazio a qualche riflessione su questo, Ah, se c'è ottimo. qualche domanda o che cosa. Ottimo. Allora, innanzitutto partiamo a caricare un po' la nostra autostima. Siete meglio di Sanremo. Buonasera, quindi, e quindi possiamo stare tranquilli. E poi niente, ci dicono che Zlatan è un bel esempio di autostima, ecco, quello che sarebbe Ibrahimovic, certo, quello sicuramente sì. Stando negli sportivi però, che così mi piace citare questa cosa anche se so che tu sei un pochino riservato, tu segui anche in particolar modo uno sportivo, un atleta che grazie alla visualizzazione, grazie sicuramente all'autostima e forse adesso ci dirai magari anche ai fiori australiani, ha avuto un'applicazione pratica di tutto questo in un miglioramento reale e concreto della sua performance sportiva.
Comunque Sì, aperto, guarda. seguo un pilota anche piuttosto eccellente nei suoi risultati, me lo seguo già da 4 anni, da 5 anni e quindi ormai la pratica di visualizzazione con lui è anche abbastanza rapida e immediata e profonda ed efficace. Diciamo che il lavoro sull'autostima, quindi sul cambiare, sul lavorare sull'immagine e sul percepito di se stesso è stato più che altro nelle prime fasi. Ora riusciamo a lavorare invece sempre tramite la visualizzazione proprio sul modificare degli aspetti della guida. Quindi lui riesce ad avere delle sensazioni così reali e vive solamente immaginandosi a guidare. E riesce quindi a cambiare delle strategie di guida. A volte mi dice: voglio provare se quel tornante della pista di Monza è meglio farlo in terza o in quarta. E lui solamente immaginandosi alla guida e provandolo in una marcia o nell'altra, riesce a provare realmente le sue sensazioni fisiche e quelle della macchina. Questo per dire come Certo, diventa concreto, profonda la certo. sensazione che si prova E e poi quindi vabbè, quando. scusami, e tu poi mi dicevi che comunque poi, diciamo nel 99% dei casi si realizza esattamente come lui l'aveva immaginata durante quella fase lì, poi. Sì, la mia soddisfazione è quando poi torna e mi dice: sì, in effetti è stata giusta quella scelta perché le sensazioni che avevo provato erano giuste e quindi lì Certo. io godo veramente perché. E lui anche, credo. Forse io di più perché percepisco veramente tutto il lavoro che c'è dentro. Certo. Lui si rende semplicemente conto di aver risolto un problema senza dover andare sul circuito, Certo. impegnare la macchina e i meccanici, consumando benzina, consumando le gomme e rischiando la vita. Per Quindi è cui anche una scelta green il fatto di preferire la sì. visualizzazione a... È Non giusto. consumiamo carburante. Esatto. Infatti. E quindi, allora, raccontaci un po' invece, perché in effetti forse noi l'abbiamo, noi, io e te che lo sappiamo, però l'abbiamo dato un po' per scontato in cosa Abbiamo dato per consiste scontato, la sì. visualizzazione. Allora, la visualizzazione è un processo che avviene in una condizione, diciamo, di profondo rilassamento. Quindi io di solito guido il soggetto a una, diciamo, una forma come la preparazione alla meditazione, in cui l'attenzione viene portata totalmente verso l'interno del corpo. Si lavora molto sul respiro per creare proprio una condizione in cui l'esterno non disturba e sei perfettamente a contatto con il tuo sé, ti senti e ti capisci e ti percepisci. Creato questa condizione, ad esempio, se dovessimo lavorare sull'autostima e dopo, se abbiamo tempo, magari facciamo un piccolo Sì, esperimento. adesso lo proviamo, se lo proviamo, certo. Semplicemente, allora se abbiamo già intenzione di farlo, dico già quello che eventualmente si possono preparare a fare, cioè scegliere già una particolare situazione, una cosa della vita in cui al momento non riesci a essere capace ad eseguire con successo. E O quindi credi che di non hai. esserlo, magari, no? Con cui non ti Scusa? senti, o magari credi di non esserlo, o no? O proprio. Sì, beh, alla base Ok. abbiamo detto che c'è sempre il credere del di, però Esatto. magari che la realtà dei fatti finora non ti ha visto. Comincio a parlare con il tu perché mi viene già di entrare in contatto diretto con la Certo. persona. Non ti ha visto realizzare con successo quello che sarebbe stato il tuo obiettivo. E quello che faremo sarà, raggiunto quello stato di concentrazione profonda, il cercare proprio di costruire una immagine, una situazione, quella situazione, e cercare di aggiungere più dettagli possibili per renderla reale. Così come quando qualcuno ti racconta una cosa che ha la sensazione di essere una balla, tu gli fai tante domande e cerchi dei dettagli. E più ne trovi e più acquista credibilità la situazione. Quindi anche in questo caso, per acquisire maggiore convinzione,
inserisci tanti dettagli e tanti particolari che te la rendano credibile la scena e poi la porti a termine con successo, cioè quella cosa nella quale ti presumi non capace o che finora non sei stato capace di realizzare, concludila con successo. La cosa interessante è che a volte è talmente difficile, e quindi bisogna lavorarci in più sessioni, che ci è difficile perfino arrivare a immaginarci nel concluderla con successo. Immagino, Molto spesso no, eh? Molto spesso no, ed è già quasi garanzia di riuscire poi a farla realmente, il fatto di vederci, sì. certo. Ma il non mi ci vedo a volte diventa anche un non mi ci immagino. Certo. E quindi Beh, ma infatti va lavorata. la sequenza anche nella scienza dello yoga descritta benissimo è pensa, immagina e lascia che avvenga. Che è la terza parte, no? Nel senso che un conto è pensarlo, poi lo immagini nella testa e poi permette a questa immagine di realizzarsi. Quindi è esattamente la stessa cosa che è scritta e descritta benissimo lì, insomma. E alla fine, quando si va a lavorare su queste cose, molte discipline poi utilizzano bene o male percorsi che sono simili, proprio perché andiamo a toccare Certo, quello è, tematiche. non è che. Esatto. Non è che ci si inventa nulla. Quindi bisogna cambiare di fatto quella cosa lì e più o meno ci si arriva allo stesso modo, cioè entrando in un contatto profondo con se stessi e volendo cambiarla. Sì, certo, assolutamente sì. Allora, vedo che domande non ce ne sono, ci sono un po' di saluti, ma va bene, grazie, grazie per i saluti eccetera. Direi che, visto che poi siamo già a 35 minuti, se tu sei d'accordo, di passare alla parte D'accordissimo. pratica. Quindi racconta, fai tutta, gestiscitela tu, fai tutto tu e noi ti Allora, seguiamo. normalmente si fa o da seduti o da sdraiati. Io direi che in questo caso forse sarete probabilmente, immagino, seduti e quindi rimaniamo. Sì, però scusami, non so se l'ho detto, facciamo più o meno un 7-8 minuti, giusto? Così anche poi le persone Sì, si. quindi non è in realtà completo il percorso. Quindi può essere anche che qualcuno non riesca a raggiungere lo stato di profonda concentrazione perché in realtà almeno un 20 minuti deve durare il tutto. Però comunque abbiamo sicuramente la possibilità di comprendere il meccanismo e poi uno ci può lavorare anche da solo, creandoselo quello stato di Sì, autoconcentrazione. oppure può Comunque. farlo con te, contattandoti tramite il tuo sito che adesso mettiamo, intanto che le persone si preparano. Eccolo qua, No. così facciamo Ok, anche. questo sicuramente, io queste sedute, queste sessioni le faccio individualmente, quindi se qualcuno mi vuole contattare, il sito è quello che appare ora in sovrimpressione. Esatto. Quindi dicevo, posizione seduta, posizione comoda ma non rilassata, quindi con la schiena che è sì in rilassamento ma non in abbandono, ancora un'azione di sostegno, una condizione di tranquillità anche intorno, quindi magari spegnete l'heavy metal che sta suonando e luce come preferisci. Dopodiché possiamo cominciare, possibilmente i piedi che tocchino terra, le mani o appoggiate sulle cosce o direttamente sulla sedia, dove viene più comodo e dove ti senti in una condizione di possibilità di lasciare andare la muscolatura. Poi prendi un lungo inspiro e lascialo andare fino in fondo. Il respiro è come un interruttore, quindi questo respiro che hai fatto profondo e lasciandolo andare, dà inizio a tutto un processo che già si sta muovendo all'interno. Puoi chiudere gli occhi e quindi perdere anche quel contatto visivo che ancora ti teneva all'esterno e da questo momento tutto il tuo sguardo è al tuo interno. Continua a liberare il respiro
da qualsiasi costrizione. Lascia che si prenda il suo tempo e il suo spazio. Prova a indirizzarlo principalmente nella pancia, cioè immagina di avere un unico contenitore per il tuo respiro in questo momento nella zona addominale e senti come il tuo inspiro scende e va a riempire quel contenitore e poi lo senti svuotarsi per risalire con l'espiro. Sta diventando lungo e lento il tuo respiro, ma soprattutto hai la sensazione che non incontri resistenze, trova una strada sgombra, tutto scorre in modo libero da resistenze. Inspira lungo e lascia andare. È importante questo lasciare andare, non stai spingendo fuori l'aria, ma le stai permettendo di uscire. E a questo punto comincia il grande lavoro del respiro di leader all'interno del corpo. E il solo fatto che il respiro assume questo atteggiamento tranquillo e rilassato è una garanzia per ogni altra parte di te di essere libera di lasciarsi andare. Senti la muscolatura, come abbandona l'eccesso di controllo. Senti le tue spalle che ritrovano una centratura. Si abbassano e si aprono senza che tu debba farlo volontariamente, ma è una automatica e naturale ritorno alla neutralità. Il collo non è completamente in abbandono perché deve sostenere il capo, però senti come lascia andare il superfluo. Ogni parte di te lascia andare il superfluo e tiene con sé solo l'essenziale. E tutto questo ti permette di andare ad ascoltare quel mondo meraviglioso che c'è al tuo interno e che lavora per te costantemente. Ogni istante della tua vita ti mantiene in equilibrio, senza chiederti nulla se non questi momenti e queste attenzioni. Devi solo lasciarlo fare, sa perfettamente cosa deve succedere perché tu trovi questa comunicazione con te stesso in modo molto profondo. Scendi a sentire l'atteggiamento della tua schiena, la colonna vertebrale e riesci a sentire ancora una forma di sostegno, però senza sprecare un grammo di energia. Tutto è misurato al minimo indispensabile. E ancora un inspirone lungo e lo lasci andare con soddisfazione. Hai la chiara sensazione che stai facendo qualcosa per te e questo ti fa sentire bene. Poi vai a sentire l'appoggio dei tuoi glutei, la sensazione delle cosce che appoggiano, la sensazione dei tuoi piedi che mantengono un contatto col terreno, ma tutto questo, tutto il tuo corpo è in una condizione minima, basale, essenziale. Senti le braccia, l'avambraccio, le mani e le dita. Tutto è libero da resistenze e da tensioni. E ora addirittura riesci a percepire il respiro come se arrivasse e raggiungesse ogni parte del tuo corpo. Un unico respiro che raggiunge ogni cellula e trasmette ad ogni parte di te la stessa informazione. Trasmette la possibilità di permettersi di essere libero, libero da tensioni, perché ti senti al sicuro e puoi lasciare andare il controllo. Molto bene. E ora che hai costruito questa condizione ottimale, ora che ti senti bene in questa condizione perché sei totalmente a contatto con te stesso, vuoi andare a lavorare sull'immagine che hai di te stesso. Hai scelto una particolare situazione in cui finora non ti sei considerato capace di viverla con successo e ora invece hai voglia di meritarti questo successo, hai voglia di conquistare questa abilità soprattutto ai tuoi occhi, hai voglia di dimostrarti di essere capace. Hai voglia di vederti con successo portare a termine quella particolare azione, quell'azione
qualunque essa sia. E allora con pazienza comincia a costruire l'ambiente in cui si svolge questa particolare situazione. Immagina se sei all'aperto o al chiuso. Immagina nei dettagli questo ambiente e quindi le luci, i colori, la particolare struttura che hai intorno o l'ambiente naturale che hai intorno. Aggiungi sempre più dettagli di questo ambiente in modo che l'immagine ti sembri sempre più reale. Se ci sono dei suoni naturali, se ci sono dei rumori, tutto quello che contribuisce a rendere questa scena più viva. Poi aggiungi le persone, se ci sono, che devono prendere parte a questa scena. Poi ci sei tu. Immagina di vederti dall'esterno, di vederti in una condizione in cui riesci a stimare la tua figura, la tua persona, di assumere un atteggiamento e un portamento, proprio un atteggiamento corporeo rassicurante, fiducioso, sicuro di sé. Ogni cosa che trasmette questa tua immagine deve dare una impressione di abilità, di capacità, di merito, di successo. Immagina come ti muovi, come ti esprimi e come le persone, se ci sono, o la persona vicino a te, coglie questo tuo atteggiamento di eccellenza nel mostrarti e nell'esprimerti. Ancora un inspirone lungo e lascia andare. Ok, e ora comincia a costruire concretamente proprio quel gesto, quella situazione, quella particolare capacità, quella scena che hai scelto di voler vivere con successo. Prenditi il tempo e la voglia di vederla scorrere davanti ai tuoi occhi e goditi nel vedere la tua prestazione con successo. Ti lascio andare per un paio di minuti. Vai. Molto bene, molto bene. Ora, se hai ottenuto quello che volevi ottenere, prenditi un tempo anche per gratificarti, per celebrare in un certo senso questo raggiunto obiettivo. Se non hai ottenuto quello che volevi ottenere, non preoccuparti, hai comunque cominciato a lavorarci e quindi sei in ogni caso un passo avanti
rispetto a prima di fare questa tua visualizzazione. Hai iniziato un percorso. Ora cominciamo la fase di risalita. Dopo che sei stato capace di scendere così tanto in profondità, ora hai già invertito la tendenza. Cambia già un po' l'atteggiamento del tuo respiro e metti più energia nella fase di inspiro, quasi a dare una altra comunicazione a tutto il resto del corpo, così come prima l'hai accompagnato a scendere, ora lo stai aiutando a risalire. Però, come tutti i cambiamenti in natura, deve avvenire con una certa gradualità, come la natura al mattino, quando sorge il sole, non parte all'improvviso, ma ha tutta una un risveglio che è graduale e lento, così. In te, in questo momento, tutto sta risalendo e hai voglia di rientrare in contatto con l'esterno, ora che hai rimesso un po' di ordine all'interno. Non vedi l'ora di confrontarti di nuovo con l'esterno. Fai ancora un inspiro piuttosto energico, lascia andare e quando senti di poterlo fare senza sforzo, riapri i tuoi occhi e ritrova effettivamente e concretamente il contatto con l'esterno. Se senti di avere bisogno di più tempo, non c'è nessun problema, prenditi il tempo che il tuo sistema ti fa sentire, visto che sei entrato in questa complicità e hai deciso di dare ascolto a te stesso, continua anche in questa fase di risveglio a seguire i ritmi e i tempi che ti propone. Ok, se tutti abbiamo riaperto gli occhi e siamo di nuovo nel qui ed ora. Edo, puoi riprendere la situazione. Ok, scusa, adesso dovresti sentirmi. Grazie di questo bel momento e grazie soprattutto che l'hai fatto durare ben più di quei 7 minuti che ti avevo chiesto. No, no, grazie a te, ma no, anzi, mille, mille grazie. Anche di questo poi attendiamo con calma, magari anche non adesso, ma se poi nei prossimi giorni volete scrivere a me o che poi le giro ad Aldo o direttamente ad Aldo le vostre impressioni o le vostre domande, sicuramente ci fa piacere. Prima di salutarci e di salutarvi, di salutarci tutti insieme, c'è una piccola, diciamo, domanda, riflessione di Fabio che scrive: quindi, poi quando io dovrò fare la mia performance, dovrò ripetere ciò che ho già vissuto nella visualizzazione con tutti i vantaggi del caso, dice o chiede. L'obiettivo è più o meno quello, cioè una volta che ti sei dimostrato capace, che quindi ora per te la verità è quella, è quell'immagine lì, dovrebbe diventare addirittura semplice manifestarla. E quindi buttati. Giusto, giusto. Sì, no, ma questo è fondamentale, nel senso che è vero che tu l'hai giustamente detta come battuta, però poi arriva quel momento di fare, no? Nel senso che poi mantenere quell'immagine perfetta nella mente non è stato tempo sprecato creare quell'immagine, se poi non la si Sì, trasforma in realtà. in genere la cosa è automatica, quando uno si sente all'altezza sente anche la voglia e la capacità di farlo. Certo, sì, secondo me è proprio la voglia, la cosa giusta, no? Nel senso che poi quando uno si sente bravo o capace di fare qualcosa ha anche voglia di farlo, Certo, di piuttosto che il manifestare. contrario. Esatto, esattamente, di manifestarlo, bravo. Bene, dai, allora grazie, grazie a tutti per esserci stati, grazie a te Aldo, ci Grazie a rivedremo te, grazie a sicuramente voi. presto per altre dirette, ecco, quindi sicuramente sì, insomma. Volentieri. Bene, Grazie a tutti. allora direi che salutiamo così e ci vediamo con me e con voi mercoledì prossimo, sempre alle 21. Grazie Aldo, grazie a tutti e fuori e dentro il viaggio continua. Namaste.